Dai più piccini con il nido sociale passiamo ai più grandi, dai 6 ai 14 anni, che frequentano i centri polifunzionali del subambito dell'azienda agrosolidale. Carmen Caliendo, un'esperienza sicuramente positiva anche questa, anche perché lo vediamo in queste giornate estive, i bambini sono presenti qui, quindi non soltanto durante il periodo scolastico, ma arrivano e frequentano i centri anche nel periodo di vacanza, insomma nel periodo estivo. Io vorrei entrare prima di soffermarci qui perché li vediamo all'opera in piena attività estiva. Parliamo dei centri polifunzionali, una funzione io direi importantissima, determinante per bambini che hanno particolari necessità. Sì. L'azienda consortile agrosolidale ha realizzato i primi due centri polifunzionali per minori presso il comune di San Valentino Torio e presso il comune di San Marzano sul Sarno. Sono stati realizzati con i fondi PON Inclusione, che sono dei fondi europei, con i fondi nazionali per le politiche sociali, con i fondi regionali e con fondi comunali. Questo è importante da dire perché c'è stata una grande attenzione anche da parte delle amministrazioni comunali dei comuni di San Valentino e di San Marzano, un'attenzione particolare verso questi centri rivolti alla prevenzione del disagio dei minori e delle loro famiglie, tanto da compartecipare economicamente per l'avvio delle attività. I centri accolgono bambini e preadolescenti dai 6 ai 14 anni, appartenenti a nuclei familiari iscritti nel reddito di cittadinanza o reddito di inclusione o semplicemente seguiti, accompagnati, sostenuti dai servizi sociali territoriali. E anche qui mi preme sottolineare una cosa, che se questi servizi funzionano, sono realmente efficaci anche al lavoro enorme che fanno i servizi sociali territoriali, perché nessuno più di loro conosce le famiglie di cui hanno la presa in carico e loro li hanno accompagnati e seguiti durante questo percorso di inserimento presso queste strutture educative. I bambini sono 20 e frequentano regolarmente i centri. Ci tengo a dire che i centri polifunzionali non vanno sottovalutati. Hanno una grandissima funzione, sono una grandissima risorsa territoriale perché sostengono i ragazzini e i bambini nelle difficoltà di ogni giorno, le difficoltà della vita. In che modo? Nel fornire loro degli strumenti per fronteggiare le difficoltà, ma anche per aiutarli nel percorso di crescita a riscoprire le proprie potenzialità, le proprie capacità, le proprie abilità, che a volte molto spesso neanche loro sono consapevoli di avere. Principalmente due obiettivi da realizzare: il primo è sostenere i bambini e i ragazzi in difficoltà, fare prevenzione alla dispersione scolastica, prevenzione al disagio, e sostenere le famiglie a metterle in condizioni di riapproparsi del proprio ruolo genitoriale. E come lo si fa? Attraverso percorsi di sostegno alla genitorialità o attraverso l'attivazione di un percorso psicologico all'interno della cooperativa, oppure attraverso semplicemente lo scambio reciproco quotidiano con gli operatori, con gli educatori che gestiscono i centri. La cosa interessante è che durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, le attività si trasformano, si riorganizzano in campi estivi. In questo caso il centro polifunzionale di San Valentino, le attività sono presso una piscina, presso un centro ippico per ippoterapia e altri due giorni presso il centro di quartiere. A San Marzano adesso nel mese di luglio si faranno le attività estive presso il centro, quindi sempre con momenti laboratoriali, con attività sportive, giochi di gruppo, giochi d'acqua, e ad agosto ci sposteremo presso una struttura sportiva e i bambini andranno in piscina. Cavillo, mode coglie, mode be, quell'ai, che stiaro un brescugnis, casa balla tutto bis. Provettavo un bits, cada fanno due cariz.
ci avvizzi, chiude sprime e chiude avvizzi. Oh, ma tanta pirinizza, te ne scina schizza schizza, fino a quando non scapizzi che stia rompere scunizzi. Giardino tutto fresco, oh don, che stia rumbresco niz, casa balla tutto biz, prove dama un biz, cada fanno tu i cariz, prove bustette già viz, chiude spina e chiude a biz, come tanta piranizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scavizza che stia rumbresco niz, vai, voglio, vai, fuda in baita coverno. C'è una programmazione del centro polifunzionale per minori di San Marzano sul Sarno, perché abbiamo l'attività del mese di luglio. Ad agosto sarà ancora più bello perché si uscirà fuori, ma questa è un'attività di tutto rispetto, vero Marilena? L'abbiamo ripresa. Sì, sì, questo è per il mese di luglio, che coincide soprattutto con la chiusura della scuola, quindi ci siamo dedicati più al gioco, giochi d'acqua soprattutto, non ti dico tutti i giorni con le pistole, con i palloncini, è un via vai d'acqua. E poi ci sa, io comunque ci tengo, le regole sono la prima cosa, quella che dà loro modo di crescere, sì, che vanno rispettate. I laboratori teatrale, musicale e arti marziali, quelli restano anche in estate e per il prosieguo, però diversifichiamo sempre in base mese per mese. Abbiamo sempre attuato il benessere, sia prendersi cura di se stessi innanzitutto, dell'altro e dell'ambiente, quindi se vedete fuori ci sta il nostro orticello con il basilico, con i peperoncini, si è aggiunto il laboratorio artistico, quindi balli all'aperto e le uscite. Le arti marziali pure, ci sta anche, sono anche attività invernali, queste restano, sono standard, abbiamo soltanto aggiunto qualche gioco più all'aperto e laboratorio artistico, poi mese per mese mi va sempre di cambiare, di arricchirli. Loro comunque con il gioco esprimono loro stessi, non sembra, ma è molto importante, molto molto importante, anche che può essere anche un gioco di gruppo, è fondamentale, molto molto importante. Il compito principale che io adempio è quello di affiancare un ragazzo disabile e quindi di aiutarlo principalmente nelle attività che facciamo quotidianamente. E allo stesso tempo, grazie a Marilena e a tutto ciò che comunque fa per noi, tende, diciamo, grazie a riscoprire la mia vena creativa, a farmi, diciamo, adempiere al laboratorio creativo, facendo appunto pittura, disegno e quant'altro con i bambini, così stimolandoli appunto nella sensibilità e allo stesso tempo la dinamica e tutto ciò che riguarda comunque la pittura, perché è importante. Lunedì facciamo teatro, un copione che ci ha dato la nostra maestra di teatro. Che mamma rappresenta una nonna e un nipote che parlano dei giochi antichi.
Poi facciamo musica, che ultimamente stiamo imparando degli strumenti. Poi il nostro maestro ci ha insegnato il piano, delle note del piano. E poi facciamo anche laboratorio creativo, che appunto queste maglie le abbiamo disegnate noi con l'aiuto delle nostre operatrici. Ci voleva proprio. Almeno trascorriamo un'estate diversa. Un'estate diversa. Il centro polifunzionale di San Valentino Torio svolge il suo campo estivo. La chiave vincente del nostro campo estivo è stata sicuramente la scelta di tre coordinate fondamentali, quali la musica e il movimento, la natura e gli animali, e lo sport e il divertimento. Ai bambini di poter esprimere la loro personalità, di poter esprimere le loro emozioni, nonché di migliorare la socializzazione tra gli stessi bambini. Per oggi ci troviamo qui in piscina presso la struttura Olimpia Sport di Nocera Inferiore, e sicuramente è una grande opportunità per i nostri bambini poter vivere un'esperienza nuova. I bambini in questa bellissima struttura avranno modo di rilazionarsi tra di loro, di fare esperienza con l'acqua, nonché materia prima, la quale permette soprattutto di entrare a contatto con un elemento fondamentale che permette di liberare il bambino dalle tensioni accumulate durante l'anno magari scolastico, durante l'anno invernale. Non solo, ma un ambiente dove il bambino può finalmente divertirsi, essere pienamente libero. Faranno parte di un centro ippico di Angri. I nostri bambini saranno attivamente protagonisti, insieme ai cavalli, di mattinate in natura, a contatto diretto con gli animali. Siamo al centro ippico di Domenico Longobardi e siamo qui perché il centro polifunzionale per i minori di San Valentino Torio, e la cooperativa CAFE in particolare, ha pensato di poter istituire un servizio innovativo per il campo estivo, insomma, 2019. Perché abbiamo scelto di venire qui? Abbiamo scelto il centro ippico perché gli obiettivi che comunque possono essere raggiunti attraverso la pet therapy, ovvero quello di regolarsi emotivamente, di migliorare la capacità di gestire la propria aggressività, ma soprattutto di potenziare quelle che sono le abilità sociali nei ragazzi, possono essere degli obiettivi che sono sincroni a quelli già predisposti all'interno del centro per i minori, ovvero quello di lavorare sull'inclusività, di lavorare su quello che possa essere il potenziamento delle abilità sociali, per far sì che i bambini possano acquisire un bagaglio esperienziale, emotivo e umano, che possano poi accompagnarlo per tutta la loro vita, insomma, che possa far sì che loro riescano a vivere in modo più funzionale le relazioni. Questo è l'obiettivo che la cooperativa CAFA, l'ATI in generale, ma soprattutto il centro polifunzionale per i minori si sono posti. I bambini che sono a centro sono dei bambini speciali, sono dei bambini che comunque hanno delle difficoltà sia comportamentali che relazionali. È proprio per questo che noi ci siamo appunto organizzati in modo tale da fornire dei servizi, non soltanto questi del centro estivo, ma anche quelli che comunque ci accompagnano durante tutto l'anno, che possono far sì che le risorse che comunque hanno, che ce l'hanno questi bambini, anche se appartengono magari a delle realtà un po' più difficili, possano potenziare, possano sviluppare. Questo è la
la speranza e l'augurio che comunque noi operatrici vogliamo per i nostri ragazzi, perché è vero, noi doniamo tanto servizi e aiuto e sostegno, ma ciò che comunque loro ci donano ogni giorno ci ripaga costantemente di tutto il nostro lavoro. Il lunedì noi veniamo qui al centro ippico e iniziamo con le maestre e iniziamo a pulire le stalle, a pettinare i cavalli, e andiamo sul cavallo e portiamo a correre un po' il pony piccolo. E a noi piace tanto stare qui e con i miei amici e stare con gli animali. È bello stare qui e c'è tanto spazio per giocare e stare tutti insieme. Oltretutto, il mercoledì i bambini saranno impegnati al corso di ballo latino-americano, durante il quale saranno liberi di esprimere il loro essere e le loro potenzialità attraverso il movimento. Io e le mie colleghe ogni giorno tocchiamo con mano quelle che sono le problematiche di questi bambini, che non riguardano solo prettamente l'aspetto culturale e sociale, bensì anche quello personale. In realtà i bambini durante il percorso che è stato svolto in questi mesi hanno fatto sì che di elaborare dei laboratori, tra cui quello della creatività, laboratori di cucina, ed erano loro stessi a scegliere quelle che dovevano essere le attività, come ad esempio in cucina loro stessi sceglievano cosa cucinare, anche perché poi portavano a casa ciò che veniva fatto. In realtà tutte queste attività che sono state svolte durante questi mesi appunto al centro sono state propedeutiche appunto per quello che è stato poi il campo estivo. L'obiettivo mio e delle mie colleghe è quello di portare loro spensieratezza, tranquillità, quello che dovrebbe poi servire a bambini di questa età, in una fascia d'età che va dai 6 ai 14 anni. L'obiettivo principale è soprattutto quello che loro portino con sé un bagaglio ricco di esperienze che possano essere sia inerenti a questa esperienza in particolar modo, quindi quella del centro, sia che poi possa essere portata nella vita futura. Bella opportunità che hanno questi bambini di passare delle ore spensierati in compagnia dei loro coetanei e quindi che ben venga, è veramente una bella occasione. Stanno bene, si sentono liberi di esprimere diciamo, le loro emozioni e questo si vede, schizzano, si tuffano e vederli così contenti, liberi e felici è il massimo per un genitore.